Gli ebrei erano un popolo di pastori seminomadi, formato dall'unione di popoli e tribù diversi. Alcuni provenivano dalla Mesopotamia, altri dal deserto arabico e altri ancora dal mare, come i Filistei. Nel 1800 a.C., dalla Mesopotamia si spostarono nella terra di Canaan, la Palestina, nella valle del fiume Giordano. Gli ebrei erano organizzati in 12 tribù, ciascuna delle quali era formata da famiglie composte da genitori, figli, zii e cugini che vivevano insieme. Ogni tribù era guidata da un capofamiglia, il patriarca, di solito il più saggio e il più anziano. La sua autorità si tramandava di padre in figlio ed era trasmessa attraverso il rito della benedizione. Nel 1500 a.C., in seguito a una terribile carestia, le tribù furono costrette a lasciare la terra di Canaan e a migrare in Egitto. Dopo anni di convivenza pacifica, durante i quali gli ebrei lavorano alla costruzione delle grandi opere pubbliche, i rapporti con il faraone peggiorarono. Così, intorno al 1250 a.C., sotto la guida di un uomo di nome Mosè, le tribù iniziarono un lungo esodo, cioè una migrazione di massa. Lasciarono l'Egitto e fecero ritorno nella terra di Canaan. Qui si scontrarono con le popolazioni locali, in particolare con i Filistei. Intorno al 1050 a.C., le tribù, per difendersi meglio dalle popolazioni confinanti, si unirono sotto la guida del re Saul e fondarono il Regno di Israele. Dopo Saul, i re più importanti furono David, che stabilì la capitale del regno a Gerusalemme, e Salomone, un re saggio che predicava ideali di pace. Alla sua morte, le tribù del nord si separarono da quelle del sud e il regno si divise. Regno del Nord, o Regno di Israele, e Regno del Sud, o Regno di Giuda. A partire dal 700 a.C., gli ebrei subirono le invasioni degli Assiri e dei Babilonesi, che nel 587 distrussero Gerusalemme e il Tempio. Molti ebrei furono deportati in esilio a Babilonia, contro la loro volontà. Durante l'esilio a Babilonia, fu edificata la prima sinagoga, luogo di incontro e di preghiera. Inoltre, sempre in questo periodo, si incominciò un grande lavoro, che portò alla stesura della Torah. Nel 70 d.C., i Romani conquistarono definitivamente la terra di Canaan, costringendo i sopravvissuti a fuggire. Distrussero il Tempio, che era stato ricostruito dopo l'esilio a Babilonia. Il popolo ebraico fu costretto alla diaspora, cioè a disperdersi ovunque nel mondo, restando senza patria per quasi 2000 anni. Gli ebrei furono per molto tempo nomadi. Montavano i loro accampamenti in zone riparate, vicino ai corsi d'acqua e ai pascoli per gli animali. Vivevano soprattutto di pastorizia. Quando si stabilirono nuovamente nella terra di Canaan, dopo la schiavitù in Egitto, da nomadi divennero sedentari. Nelle poche zone fertili a disposizione, coltivavano grano, orzo, lino, alberi da frutto, viti e ulivi. Erano anche abili apicoltori. Nelle zone aride allevavano capre e pecore, dalle quali ottenevano carne, latte e pelli. Lungo le zone costiere si spostavano le carovane dei mercanti, che commerciavano con i popoli vicini. Scambiavano i prodotti della loro terra e le stoffe di lana, commerci che non possedevano, come il legname e i metalli. Nei villaggi sulle rive del lago di Galilea e del fiume Giordano, gli ebrei si dedicavano anche alla pesca. Gli ebrei erano guidati da un re, che aveva potere assoluto, poiché credevano venisse scelto direttamente da Dio. La popolazione era divisa in eguali, individui liberi che godevano di tutti i diritti. Schiavi, prigionieri di guerra senza alcun diritto e sottomessi ai loro padroni. Anche gli schiavi, però, avevano diritto ad un giorno di riposo come tutti, durante lo Shabbat, il sabato. Stranieri, individui liberi che non potevano partecipare alle cerimonie religiose, avere schiavi, né sposare donne ebree. Le donne erano molto rispettate, ma dovevano obbedire prima al padre e poi al marito. Oltre ai patriarchi, furono altrettanto importanti le matriarche.
Erano donne che avevano una posizione di potere e godevano di alcuni privilegi, come il prendere parte alle decisioni più importanti insieme ai mariti. A differenza degli altri popoli antichi, gli ebrei erano monoteisti, cioè credevano in un unico Dio, il Signore, padre degli uomini e delle donne e creatore dell'universo. Nella tradizione ebraica, il nome di Dio non viene pronunciato. Il libro sacro degli ebrei è la Bibbia, dal greco biblia, cioè libri, che rappresenta una delle poche fonti scritte riguardanti un popolo nomade. Alcune parti della Bibbia erano scritte in lingua aramaica, una scrittura alfabetica senza vocali, come quella dei Fenici. I primi cinque libri, chiamati Torah, la legge, contengono i racconti delle origini, la storia dei patriarchi, il racconto dell'esodo, norme religiose e i comportamenti corretti da tenere nella vita quotidiana, compresa l'alimentazione. La Torah costituisce il cuore dell'ebraismo. Tra i più importanti simboli presenti nell'ebraismo, troviamo la menorah, il candelabro a sette bracci che rappresenta i sette giorni della creazione del mondo. La stella di David ha sei punte. Lo shofar, un corno di montone suonato durante alcune cerimonie religiose, in particolare al termine dello Yom Kippur. Durante l'esodo dall'Egitto, il Signore consegnò al suo popolo le tavole della legge, i dieci comandamenti, o meglio, le dieci parole della religione ebraica, incisi su due tavolette di pietra. Le dieci parole furono a lungo custodite in una cassa di legno di cedro della Fenicia, chiamata Arca dell'Alleanza. Furono poi poste nel tempio fatto edificare da Re Salomone a Gerusalemme, intorno al 960 a.C. L'edificio venne distrutto dai babilonesi, poi ricostruito e definitivamente abbattuto dai romani nel 70 d.C. Del tempio oggi rimane solo un tratto di muro, conosciuto come Muro del Pianto o, più precisamente, Muro Occidentale.